Buongiorno a tutti, siamo qui di nuovo per Casa La Terza. Oggi l'ospite di questa puntata, chiamiamola così, ormai ci siamo abituati a questo tipo di linguaggio, è Claudia De Lillo, con la quale parleremo di un libro molto bello. Ecco, un attimo soltanto che ci sta già chiamando. Eccoci. Vediamo se arriva. Già è stata perfetta, con proprio un tempismo. Siamo in attesa. Eccoci! Ecco. Ah, ciao Claudia! Ciao, buongiorno, buongiorno a tutte e tutti! Guarda, non ho fatto in tempo a presentarti che tu in maniera proprio perfetta sei subito intervenuta. Quindi di solito, anzi, dovremmo fare una raccolta delle attese nostre, nostre facce mentre aspettiamo l'ospite. Guardiamo che dovrebbe arrivare. Tu No, ma perfetto. infatti io ho pensato, proprio come dice Emma, di cui proprio parleremo, ho pensato come dire, a renderti la vita più facile, perché noi donne abbiamo a cuore l'emotività e i sentimenti altrui, e quindi ho detto no, non lo faccio aspettare, entro subito. Fantastica, guarda, è stata come sempre perfetta e io come al solito parto sempre con un'idea appunto un po' di noi maschi che stiamo sempre lì ad arrancare, sempre a cercare di essere più bravi. Allora, ti presento ufficialmente Claudia De Lillo, scrittrice, conduttrice radiofonica. Molti di voi la conoscono con lo pseudonimo di Elasti, perché da quanto tempo, da quanti anni hai la rubrica su La rubrica ce l'ho esattamente dagli anni del mio terzo figlio, quindi 10 anni. Sì. 10 anni, quindi anche questa è, come dire, è un bel risultato. E perché abbiamo invitato Claudia qui a Casa La Terza? Prima perché i temi di cui parleremo in questa puntata sono molto vicini anche alle cose di cui lei scrive quasi da 10 anni. E secondo, questo non è un motivo, come dire, per noi non insignificante, Claudia è una grandissima fan della prima ora, potremmo dire, di Emma, l'autrice del nostro fumetto femminista, bastava chiedere. Claudia, da quanto tempo tu frequenti, diciamo così, le letture di Emma? Mi dicevi l'altro giorno, da tanto Ma tempo. dunque, io mi ricordo, doveva essere forse 2017, 2016, quando lei aveva iniziato praticamente, mi avevano mandato una vignetta ancora in francese, ancora poco conosciuta, poi a un certo punto ha avuto un boom perché è stata pubblicata, mi pare dal New York Times, improvvisamente una vignetta è stata pubblicata, proprio quella sul carico mentale, credo, e da lì. E io poco prima che fosse così conosciuta all'Universo Mondo avevo ricevuto questa segnalazione via Facebook e ne ero rimasta folgorata. Un po' perché mi sembrava che dicesse delle cose fondamentali, urgenti, con una leggerezza probabilmente accresciuta anche dal tratto, dal fumetto, che non era un fumetto da professionista del fumetto, non era un fumetto virtuoso, era un fumetto che aveva un preciso scopo, quello di far arrivare il messaggio. Siccome io sono negata per il disegno, sono affascinata da tutti quelli che con un tratto, diciamo, artistico o meno artistico, riescono a far arrivare dei messaggi. E ho trovato il testo e il tratto uniti insieme di un'efficacia meravigliosa. E come spesso succede, poi sono le cose che sono davanti agli occhi di tutti, estremamente semplici, che tu hai sempre pensato, ma magari non le hai mai dette così bene, che ti illumina. E dici, caspita, sì, esattamente così. E mi ricordo che la cosa che avevo pensato e che ho ripensato leggendo le 10 storie di femminismo quotidiano che avete pubblicato è proprio, caspita, però io avrei dovuto leggere Emma forse 20 anni fa, cioè l'ho letta troppo tardi, quando ormai. Il danno era fatto. Esatto, bravo! La consapevolezza o il danno, come dici tu, era stato raggiunto. No, ma in effetti, guarda, per quanto riguarda Emma, anche noi abbiamo avuto questa tua stessa opinione. Devo dire, quando Bianca La Terza, che
ha scoperto Emma e ha portato i fumetti in casa editrice. Noi all'inizio, anch'io, eravamo un po' sospettosi anche perché era il formato per quello che riguardava la terza che ci sembrava, diciamo così, bizzarro. Poi invece, leggendo le vignette, scopri che Emma effettivamente è proprio quello che dici tu, riesce con un tratto molto leggero, ma anche con un'efficacia, un'immediatezza, non solo a raccontare delle situazioni in cui molti di noi, sia dal punto di vista maschile e femminile, ci siamo magari ritrovati, ma anche a fare un po' un quadro anche un po' più ampio, cioè non c'è soltanto la stigmatizzazione di un comportamento, ma c'è anche ci sono delle possibili vie d'uscita che non sono soltanto individuali, ma potrebbero anche essere, tra virgolette, politiche, Certo. sociali, cioè si possono intravedere delle riforme possibili per permettere anche a noi maschi, al di là della nostra volontà, che è poca, di uscire allo scoperto e non avere più alibi. Il problema è l'alibi, che secondo me è una delle cose interessanti del libro, è proprio questo alibi maschile, no? Che sta lì, che è il lavoro o il fatto che il mondo lo portiamo tutto noi sulle spalle, no? No, devo andare al lavoro, non può, non, Sì. finisce tutto. Ho avuto questa stessa impressione, tu che No, dici? sono assolutamente d'accordo. Peraltro, come dire, il lavoro domestico e tutto quello che avviene tra le mura domestiche è profondamente politico e il fatto di aver alzato una mano e averlo in qualche modo denunciato, questa valenza più ampia, universale, politica di quello che succede nelle nostre case è stato fondamentale. Da un certo punto di vista elementare, la portata di tutti, però poi c'è sempre qualcuno che, come dire, lo sa dire bene e tutti ce ne accorgiamo e diciamo sì. È vero. E a questo proposito, ovviamente il libro è stato scritto ben prima del coronavirus e quindi gli alibi erano più forti e forse anche più efficaci. Adesso che siamo tutti qui chiusi dentro, io personalmente sono nella camera dei miei figli, noi viviamo in cinque in una casa che non è piccolissima, ma comunque gli spazi sono comunque sempre pochi, e quindi trovare momenti di solitudine è preziosissimo. E, no, per dire che non è che normalmente abiti con la maschera di Guy Fawkes Fatto un e po' della casa di inquietante carta. questo sguardo. Sì, perché sulla destra invece c'è uno scheletro, che ho, anzi adesso ve lo faccio vedere, che ho prontamente cercato di nascondere, ma insomma essendo tre maschi con un certo gusto dell'horror si trova di qualsiasi orrore qui. No, ma quello che volevo dire è che in realtà questa forzata reclusione collettiva forse ci ha tolto un po' di alibi. Io trovo che con tutto che non siamo tutti uguali, che c'è chi ha perso il lavoro e chi non l'ha perso, che c'è chi vive in 30 metri quadrati e chi vive in 500, quindi insomma naturalmente non è, però questo virus ha reso tutto un po' più democratico e un po' più paritario anche dentro le mura domestiche, nel senso che privi di aiuti, privi dell'alibi di no, scusa, devo uscire, così ci siamo ritrovati a fare i conti proprio con le nostre glorie, i nostri onori, le nostre miserie domestiche, che inevitabilmente, a mio parere, poi vengono magicamente suddivise in modo più equo. Perché? Perché nessuno ha più alibi. E quindi io so esattamente cosa stai facendo tu, so che stai guardando la serie TV, so che stai giocando al videogioco e non stai lavorando. Non che Ma siamo uno addosso Infatti, all'altro. E aspetta che. allora perché io devo cucinare e pulire il bagno? Eccoci qua. Eccoci. Non ti vedo. Ecco, non ti No, sento più però. è stato solo un Ecco. momento di diciamo che su questa cosa, come dire, in questo climax, la rete non ci ha aiutato perché tu eri pronto a dire adesso basta, e su quel basta, Mannaggia. tracchete, è stato come dire, Instagram c'è un po' tra. Però questo mi sembra un tema importante, cioè noi stessi abbiamo lanciato un piccolo sondaggio oggi, proprio prima in 2 ore prima, come facciamo sempre ogni volta che facciamo questi incontri di Casa La Terza, e abbiamo chiesto, ma la quarantena ha aiutato a ridistribuire compiti e carichi familiari? E
io mi aspettavo un risultato ero un po' più ottimista. In realtà, almeno quando l'ho visto io, c'era un 75% che diceva no e un 25% che diceva sì. E quindi questo, come dire, vuol dire che c'è una difficoltà che va al di là dell'alibi, cioè proprio una difficoltà, come dire, di organizzazione anche mentale della convivenza. La divisione dei compiti è, come dire, sarebbe è il primo passo, no? È il primo passo rispetto alla consapevolezza che quello che c'è da fare non è mio e voi mi aiutate, quello che c'è da fare è di tutti e lo condividiamo. Diciamo, questo forse già è il primo elemento che si fa fatica a far passare anche in una mentalità non solo maschile, anche nella mentalità, come dire, femminile, nel senso che c'è da fare questo salto, o no? Sì, sono totalmente d'accordo. Il problema è che ci sono degli automatismi, maledetti automatismi che noi ci assumiamo e in cui voi vi beate spesso, per cui è normale che se ci sono i calzini per terra li prendo io, se c'è la lavatrice da fare, poi dico io, ma rappresentando, perché poi siccome mio marito ascolta di là, il marxista barese sta ascoltando di là, potrebbe piombare cemento, lui piomba e mi sgrida. Quindi, esatto, quindi no, dico se... È abitudine perché le nostre regole di casa, perché tu sei più fuori e io più dentro, per qualche motivo altro, è un'abitudine che io mi occupo di certe cose, anche in una situazione in cui tutte le regole dovrebbero essere riviste e ribaltate, quella coazione a ripetere le abitudini viene inevitabilmente riproposta quotidianamente. L'ideale sarebbe se ci fossero dei compiti che in tempi normali nessuno fa, perché, per esempio, non lo so, io penso alla scuola, chi ha figli piccoli che vanno a scuola elementare, purtroppo non funziona come la scuola media o le superiori, perché la didattica, la cosiddetta DAD, la didattica a distanza, demanda molto di più ai genitori l'accudimento e l'evitare l'imbarbarimento dei figli. E quindi spesso, nel mio caso è successo proprio così, chi è che si incarica di arginare l'imbarbarimento del bambino? È la mamma che gli insegna le tabelline, che gli insegna la geografia. Ma perché? Io questa cosa qui non l'ho mai fatta, non l'ho mai fatta in questo modo. Sì, magari gli davo un'occhiata ai compiti, ma in questo modo che bisogna spiegare le cose, io non l'ho mai fatta. Allora perché la devo fare io e non la puoi fare tu? Abbiamo tutte e due quel minimo di nozioni per cui a un livello di quinta elementare magari possiamo arrivarci entrambi, oppure magari decidiamo che io sono più brava in italiano e tu sei più brava in matematica e allora ci dividiamo così. Ma in qualche modo questa occasione dovrebbe essere l'occasione per fare tabula rasa, ripartire da zero. E dire ok, in che cosa sono brava io? In che cosa sei bravo tu? Ognuno ha un talento, anche se finge di non averlo, ognuno ha un talento domestico. Io, per esempio, a pulire sono pessima, non mi accorgo delle cose, un po' perché sono miope, un po' perché sono distratta, sono un disastro. Invece, il mio barese marxista, è una specie di Satanasso dell'igiene. E quindi benissimo, allora pulisci tu la cucina visto che vedi tutte le briciole e io aiuto il nostro bambino. Questo un po' secondo me andrebbe rivisto e rifatto, anche perché una volta che si condivide e che c'è un'allocazione, quello che gli economisti chiamano Pareto efficiente, in cui bene o male il benessere di tutti migliora senza peggiorare il malessere di nessuno, allora in qualche modo quello può diventare il nostro status quo o un punto di ripartenza per avviarci verso una vita un po' migliore. Quindi cerchiamo di guardare in che cosa siamo bravi e cerchiamo di distribuirci i compiti in base. Tu in che cosa sei bravo, Nicola? Io sono bravissimo nel lavare i piatti. Ok, buono, ma la lavastoviglie no? Lavastoviglie, tutto quello che ha a che fare con pulizia. Allora c'è Ah, una regola: ok. normalmente chi non sa cucinare bene paga lo Pulire. sconto di pulire Giusto, tutto il resto. giusto. Ecco, per esempio, quanti di voi puliscono quando non cucinano e viceversa? Io non so in quante case questa cosa funziona così. Ti posso fare un esempio molto, adesso non so quanto possa interessare l'organizzazione degli Attadio, però
però te la dico già che Ma siamo qui, stiamo certo. parlando. Praticamente noi abbiamo preso la casa Sì. e l'abbiamo divisa in spazi e per quanto riguarda le pulizie abbiamo detto uno o due da soli non ce la possiamo fare. Scegliamo il giorno, scegliamo gli orari che sono comodi per tutti e quattro. I miei sono grandi, 18, 21. Vabbè, anzi, più bravi a pulire, non è neanche il lavoro minorile, non è nemmeno quella non hanno nemmeno quella scusa lì. E a quel punto diventa, come dire, una questione di tutti, non di uno solo o di due. E questo, secondo me, è il passaggio fondamentale. Poi ho la fortuna di avere un figlio che cucina benissimo, oltre a una moglie che cucina molto bene, ma un figlio che cucina benissimo. Quindi tendenzialmente io e mia figlia siamo quelli che poi devono fare il lavoro sporco. Beh, perfetto. Però per dire, il tema è non uscire dall'ottica del aiutiamo qualcuno. E Esatto, questo è perché il poi punto fondamentale. voi, Cercate di aiutarmi. molti di voi maschi, siete diventati col tempo, con gli anni, i decenni, l'educazione, la cultura, l'essere per bene, dei bravissimi esecutori. E questo, come dire, va riconosciuto e anche gratificato in qualche modo. Il problema è appunto quello che Emma chiama il carico mentale, perché se io ti dico di lavare i piatti e tu li lavi alla perfezione, molto meglio di come li laverei io, bravo, bravo, come si dice a un bambino, bravo, sei stato bravo. Il problema è che se io non ti dico di lavare i piatti e tu te ne vai sciabattando a guardarti il telegiornale, lasciando la montagna di piatti sul tavolo o nel lavello, non va bene, anche se sai lavare i piatti molto bene. Il carico mentale è proprio tutto quello di cui normalmente le donne, sarebbe bello invece che questo carico mentale fosse condiviso, si fanno carico, che è proprio un peso mentale, tempo passato a fare liste, ad angosciarsi per mille motivi, perché fare i bravi soldatini, non dico che siano capaci tutti, ma quasi, basta un po'. Ogni tanto mio marito mi dice: mi devi dare ordini precisi. Quando dico: ma scusa, non hai fatto, non mi hai dato ordini precisi. Ma no, non sei mica nell'esercito che io ti devo dare gli ordini e tu sei il soldatino che deve eseguirli. Siamo insieme, è una democrazia, decidiamo insieme. E questa cosa qui è un salto che sembra da niente, ma è un salto che se ci fosse sarebbe rivoluzionario e ci alleggerirebbe tantissimo proprio. Ma guarda, io sono d'accordo su questo. Il tema è proprio questo qui, riuscire ad entrare, ed è questo è anche difficile, non è facile, riuscire ad entrare in un'ottica completamente diversa, che è l'ottica appunto della gestione, comune di una serie di problemi. Questo è il tema. Il problema però è quanto ognuno è disposto un po' ad aspettare anche che l'altro entri dentro quel tipo di problema. E questo non vuol dire che non sto difendendo, questa è una classica cosa che diciamo noi maschi. Ah, vabbè, ma poi tanto se lo faccio io, poi ci metto di più, tu poi dici che non va bene, eccetera, eccetera, fallo tu che lo fai meglio. Non è questo. È avere la capacità però di, io dico da parte nostra, di entrare dentro le cose e cercare di risolverle ragionando, ognuno con il proprio e ognuno mette un po' di proprio, come dire, insieme a tutti gli altri. E questo esempio qui, secondo me, se riusciamo a darlo ai nostri figli, magari poi i nostri figli saranno abituati a quel tipo di approccio. Certo, no, l'esempio è fondamentale. E Sì. poi un'altra cosa di cui in realtà, perché questo non deve essere un j'accuse, è proprio la condivisione, nel senso che voi avete le vostre mancanze, ma per esempio io e come molte mie simili soffriamo moltissimo del senso di colpa, per cui se io ti vedo rassettare la casa, in qualche modo mi scatta quel senso perverso che dovrei aiutarti, dovrei essere io, che non mi legittima a dire ok, mi assolvo e lo fai tu e poi domani lo farò io. Io comunque, ma non solo io, convivo con il
il permanente senso che avrei dovuto, cioè noi donne siamo afflitte da una serie di sensi negativi, senso di inadeguatezza, senso di colpa, ansia da prestazione, che sono deleterie, che sono anche frutto probabilmente, cioè senza probabilmente, sono frutto di anni di stereotipi di genere, di una cultura di un certo tipo, quindi non è che noi personalmente siamo colpevoli di questo, però se riuscissimo a liberarci da questa cosa che se tu stai facendo qualcosa, in qualche modo stai sollevando me, è proprio l'idea dell'aiuto. Se tu stai facendo qualcosa, mi stai aiutando, quindi io ti devo essere grata. Quindi io sto, in qualche modo tu mi stai alleggerendo. No, tu non mi stai alleggerendo di niente, tu stai semplicemente celebrando il mio diritto in questo momento di fare altro mentre tu ti occupi, di questo. E questo è un nodo, secondo me, su cui dobbiamo lavorare noi. Sicuramente potete aiutarci, però io l'altro giorno ho avuto una discussione con mio marito, perché a un certo punto gli avevo detto: pulisco io i bagni. Era giorno di Pasqua, pensate come siamo messi. Il pomeriggio di Pasqua ci siamo messi a lavare i bagni. Vabbè. E a un certo punto ho visto che alle 2:30 del pomeriggio, dopo mangiato, si è messo a pulire il bagno. Ho detto: no, vabbè, non puoi, avevo detto che lo facevo io, però dammi tregua. E lui ha detto: senti, io adesso voglio di farlo. Puoi non metterti con il tuo senso di colpa per cui mi ronzi intorno dicendo che no, lascia stare. Ecco, a me questa cosa ha fatto proprio imbestialire. Poi era Pasqua, mi sono calmata, ho fatto un om e me ne sono andata nell'altra stanza. Però effettivamente ha proprio messo il dito nella piaga giusta, perché il senso di colpa nostro è devastante anche in un processo virtuoso in cui ci mettiamo su dei binari paralleli e ognuno fa le sue cose. No, ma infatti è un processo lento, eh? Purtroppo è un processo lento, che però va assolutamente avviato e che però poi, come anche ci scrivono anche un po' di persone che ci stanno seguendo, poi se si riesce ad applicarlo sempre in maniera sempre più vasta, si inizia secondo me anche come dire, a portare insieme quel carico mentale, perché io ho notato ogni volta che si parla del libro, quando io ne ho parlato, anche quando l'ho raccontato per il lavoro che faccio, eccetera, il libro di Emma, l'idea appunto va sulla gestione della casa, no? La gestione della casa. La prima cosa che viene in mente è la gestione della casa. Il tema è molto più ampio, non è solo la gestione della casa, perché la gestione della casa è un tema, ma il carico mentale va molto oltre le necessità fisiche della casa, perché appunto c'è la scuola, i ragazzi, il futuro, i risparmi, e che cosa facciamo fra un anno, 2 anni, se succede questo, se succede quell'altro. Ecco, questo porsi in questo modo, se lo fai da solo ti schiaccia, se non hai qualcuno Certo. col quale lo puoi condividere, ma sul serio, non con qualcuno al quale puoi chiedere soltanto, come dire, aiuto. No, è una cosa diversa. Dobbiamo pensare insieme il futuro di altre persone. Allora, come dire, si parte dalla casa per dire, ma in realtà è qualcosa di molto più. Totalmente, totalmente. E poi appunto è l'esempio che diamo alle nuove generazioni, ai nostri figli. Però una cosa che volevo aggiungere, a cui pensavo proprio preparandomi per questo incontro, adesso ti faccio una domanda. Tu per questo incontro, quanto ti sei preparato, non a livello di contenuti naturalmente, ma a livello fisico? Ah, In minuti, in ore, in giorni, non lo so. io devo essere sincero, Sì, è certo. ho cambiato il maglione, che avevo il maglione di casa, e ho messo un maglione un po' più decente. Poi, però, vedi, guarda, siccome ho rasato a zero i capelli, perché lui, Sì, così sei in pure ordine. io, oh, non abbiamo il barbiere come il Presidente della Repubblica. Certo, A certo. quel punto mio figlio è andato come dire, di macchinetta, quindi non avevo molto da. Io non ho molto da mettere in ordine. Cioè. Ok, vabbè, certo, perché voi non avete molto. Quindi diciamo minuti, 3, 4, tempo di cambiarsi un maglio, 2, ecco, perfetto, 2.
Io ho iniziato a pensare a questo incontro più o meno alle 10:30 di questa mattina, perché ho pensato mi devo truccare, poi i risultati sono quelli che sono, però voglio dire, a livello mentale io ho pensato, ecco, mi devo truccare, ne ho i capelli, come sono i capelli e che cosa mi metto, e l'orecchino e la cosa. Posto che è una cosa che io faccio, è un divertimento, anzi mi avete dato una grande occasione di socialità e mondanità e di questo vi ringrazio. Però una cosa illuminante che scrive Emma è che le donne, quando vengono guardate dagli uomini e dalle donne, vengono guardate a pezzi, cioè una donna è una bocca, degli occhi, delle tette, dei fianchi, delle mani, dei piedi, delle gambe, un sedere. Questo è una donna. Un uomo, quando viene guardato, è un uomo, una persona nella sua interezza. Naturalmente ci sono delle eccezioni, Emma lo dice, quando una donna ha un ruolo ben preciso, allora lì effettivamente la si guarda nel suo ruolo e quindi nella sua persona. Questa cosa che siamo abituate, e siamo abituate tanto che lo facciamo noi stesse su di noi e sugli altri, a guardarci a pezzettini, è una cosa secondo me devastante. E in questo senso, qui come dire, è una speranza per tutte noi ragazze che non siamo più ragazze, il fatto, gli anni che passano, un po' ti rilassano da questo punto di vista, perché un po' cresci, un po' maturi, un po' dici ma chi se ne frega. Ciò nonostante, però, c'è tutta una parte di tempo e di risorse mentali che vengono messe da parte delle donne nel curare il proprio aspetto e che, di cui gli uomini, ma non credi che io e tutte noi avremmo gradito vedere, non lo so, la camicina, la cravatta, non lo so, dico, a me la cravatta non piace neanche, però non ci hai neanche pensato, perché dici, ma chi mi frega, io non vado mica lì come modello, io vado lì per parlare, per fare una conversazione, hai perfettamente ragione, però io questa cosa qui non l'ho pensata, cioè l'ho pensata nel senso che mi sono preparata, ho preso appunti, ho il librino qui, ho tutte le mie cosine, certo, e qui siamo pari, però io ho l'orecchino, ho la collanina, ho il rossettino, ho il mascara. È tempo questo, e no, no, non ho una soluzione, però è interessante ogni tanto pensarci, perché viene tutto dato per scontato e non lo è per niente. Figurati che io ho iniziato a fare delle storie su Facebook. Non perché ci tenessi particolarmente a fare delle storie su Facebook, ma perché ho capito che per me apparire in video, che è una cosa che per il mio lavoro mi capita ogni tanto, era un problema così enorme che dovevo in qualche modo sbattere la mia faccia contro una storia che facevo io in modo reiterato tutti i giorni, in modo da superare questa cosa che io mi vedo in video e dico: oh Madonna, ecco, no, i capelli, le sopracciglia, le cose. Ma perché? E questa cosa ce l'abbiamo solo ed esclusivamente noi. Ed è una cosa pesantissima, non trovi? Lo condivido in pieno, tant'è che anche le persone che ci stanno seguendo lo confermano perché una nostra lettrice scrive: Grande Elasti, quando ti ho visto ho fatto lo stesso pensiero, che sei riuscita a sistemare trucco e parrucco senza partire. Quindi, cioè, ecco, conferma quello che hai detto. Non solo i social network e Instagram. Questo problema dello spezzettamento, chiamiamolo così, lo esasperano moltissimo, nel senso che viviamo un tipo di socialità che è molto, come dire, è molto attenta proprio al dettaglio fisico. Adesso non voglio, come dire, entrare in dettagli poco, diciamo, un po' hard, però se uno sfoglia le foto su Instagram e fa un'analisi delle foto, come dire, di uomini e donne su Instagram, quella cosa che dicevi tu, anche quello spezzettamento, questa specie di cubismo, chiamiamolo così, no? È assolutamente evidente. E questo provoca una grandissima fatica. E Emma su questo ha colto un altro punto centrale proprio delle dinamiche uomo-donna e anche donna-donna, perché molto spesso poi l'attenzione, il faro lo accendono le altre donne. Anche questo è un tema, cioè lo sguardo delle donne sulle donne certe volte è anche molto più
attento e anche più di quello degli uomini, E o no? certo, e spesso lo sguardo su noi stessi è uno sguardo maschile. Io spesso mi rendo conto, io lavoro la mattina all'alba con due uomini, Filippo Solibello e Marco Ardemagna, Radio 2. E noi ci troviamo alle 5:30 del mattino, in un'ora in cui normalmente la gente normale è in pigiama e in cui tutti noi, che lo facciamo anche da tanti anni, vorremmo essere in pigiama. E loro vengono in pigiama, più o meno. E io no. Perché io no? In fin dei conti siamo alla radio, la bellezza della radio che non ci guarda nessuno. No, perché io mi rendo conto di avere. Non lo faccio per me, perché adesso che io trasmetto da casa, io trasmetto in pigiama con l'occhiaia fino a qua e la ciabatta e sono serena. Lo faccio per loro, evidentemente. Ma perché per loro? Ma che mi frega? Sono miei colleghi, siamo come compagni di scuola, non ho mire espansionistiche su nessuno di loro. Eppure questa cosa qui, ed è in qualche modo una forma piccola, ma comunque rilevante e simbolica di riduzione della nostra libertà. Perché la libertà passa anche dal presentarsi come ci si sente in quel momento. Io personalmente alle 5 del mattino mi sento uno straccio bagnato, e però faccio di tutto e mi sveglio mezz'ora prima per rassettarmi, essere bellina e carina per quei due scemi con cui lavoro. No, li adoro, sono persone meravigliose, però da questo punto di vista c'è un meccanismo perverso. No, certo, è anche vero, che secondo me lo fai anche un po' per te, perché Sì, per sicuramente, lo faccio anche per me, però esempio, perché tu non lo fai per te? no, io lo faccio per Ah, me, bravo, bravo. lo faccio per me perché se decido di andare, sia che vado in ufficio, sia che vado in un posto, eccetera, io sono un po' vanesio, quindi Bravo. questa cosa di... cioè, la differenza tra il maglione, come dire, quello che uso per uscire e quello di Sì. casa, stando in casa, Cioè. una diretta Instagram nemmeno si vede. Il fatto che ho Ma tu lo pensato cosa sai. significa che... Quindi, un po' da questo punto di vista, No, questo ma aspetto femminile io ce l'ho un po' dentro, se ti devo dire. bravo, ma devo dire, Lo difendo, cioè, mi sembra una cosa, beh, anche perché essere gradevoli non è cioè, è una cosa bella, a me È una cosa piace. bella, è una cosa bella. Volevo raccontare questa cosa. Io, vivendo con quattro maschi, ho negli anni imparato a conoscere questo meraviglioso universo maschile anche sotto aspetti che non immaginavo neanche. Allora, c'è mio figlio. Anzi, devo dire tutti e due i miei figli, il medio e il grande, che hanno rispettivamente 17 e 14 anni, che ogni tanto, in questi giorni di clausura, si guardano sconsolati allo specchio e dicono: ecco, ho un face day, ho un hair day, e nessuno lo vede. Cioè, ho un giorno in cui ho una faccia bellissima ed è sprecata qui tra voi, sfigatoni della mia famiglia, oppure ho dei capelli meravigliosi e nessuno. Quindi effettivamente questa cosa qui ce l'avete anche voi e di questo mi compiaccio. Alzo le mani, Sì, ecco. ma passiamo invece, ecco, al problema della... Proviamo ad uscire da casa, Ok, no? vai. Difficile, ma proviamoci. Proviamo ad uscire da casa. Quasi proibito, però. Il lavoro è un altro ambito in cui molto analizzato, esaminato da Emma, i rapporti sia tra uomini e donne al lavoro. E una cosa che mi aveva colpito molto, che mi ha colpito molto, è stata proprio questa lei fa questo esempio, lo riporto in maniera molto semplicistica. Se, diciamo, se un uomo al lavoro alza la voce e, come dire, si impone con una certa forza, non necessariamente alzando la voce, però con un tono più forte, eccetera, è una persona determinata, è uno volitivo, è uno che sa quello che vuole, eccetera, eccetera. Se quello stesso tipo di comportamento ce l'ha una donna, diciamo, ben che vada, è nervosa, è isterica, avrà dei problemi, eccetera, eccetera. Tu al lavoro, non vorrei arrivare a questo tipo, anche conoscendo i tuoi due colleghi, mi sembra difficile dover battere il pugno, però tu al lavoro hai mai provato
questo condizionamento, il fatto di non poterti esprimere fino in fondo, perché se tu ti esprimessi con un codice diverso da quello con cui sono abituati, come dire, socialmente a essere vissute le donne, avresti un problema, avresti avuto un problema. Ma allora, io sono una figlia degli anni 70 e quindi appartengo a quella generazione di ragazzine che sono state educate a essere compiacenti in qualche modo, il cui benessere altrui veniva prima del proprio, e quindi sii carina, sii gentile, sii docile, di sì, sorridi, no, non sono mai stata una ribelle. Quindi, come dire, l'ho bevuto col latte materno questo senso di misura, di contenimento del sé. Poi probabilmente è anche andato incontro a una mia indole che non è particolarmente aggressiva. Quello che però sento, al contrario, proprio che non mi viene richiesto, ma lo sento fortissimo e l'ho sempre sentito anche quando prima facevo la giornalista finanziaria, la necessità, quasi il dovere, sociale e professionale di essere accogliente, di essere gentile, di smussare ogni possibile inizio di contrasto, proprio di fare un po' la chioccia. E questo io mi chiedo spesso se sia dovuto appunto a un'educazione che io ho avuto, che indubbiamente andava in quella direzione, o a un fatto caratteriale. Io sono una che rifugge il conflitto, l'aggressività mi disarma e mi paralizza. Quindi, più che dover reprimere una rabbia sopita, io devo reprimere la paura. Paura che ho dell'arroganza, che comunque non va bene perché, come dire, il conflitto fa parte dell'interazione, tra le persone. Il fatto però, qualche anno fa ero stata a un incontro in cui, c'era una studiosa, credo che fosse una sociologa di formazione, che aveva fatto una lettura dei libri, per bambini, dei libri tradizionali per bambini, delle elementari, quelli che poi, sono ancora tuttora presenti nelle classi delle scuole primarie, e aveva analizzato con gli aggettivi che venivano utilizzati per definire i maschi, ed erano forte, coraggioso, leale, vittorioso, valoroso, e invece gli aggettivi che venivano utilizzati per le ragazzine o per le donne in generale, e quindi erano docile, umile, spiritosa, graziosa, pettegola, perché ovviamente c'è anche quella cosa lì. Allora, nel momento in cui noi ci siamo nutriti, la nostra generazione si è nutrita di libri che ci hanno dato quella visione lì, in qualche modo binaria, del femminile e del maschile, è normale che poi, se siamo arrabbiate, ci viene da urlare i maschi stessi. E nello stesso tempo, io poi questa cosa ce l'ho molto a cuore avendo dei figli maschi, vengono repressi dall'altro lato tutti quegli atteggiamenti considerati più femminili a torto, come la gentilezza, l'accoglienza, l'amitezza, e quindi un uomo che per sua indole è portato più ad accogliere e a rifuggire lo scontro viene considerato uno che non è veramente un uomo, esattamente come una donna che urla, strepita e dà i calci contro il muro viene considerata una che si comporta da uomo. Questa cosa tarpa le ali a tutti, tarpa le ali a noi in primis, ma tarpa le ali anche a voi. Assolutamente, guarda, lo condivido perché io stesso caratterialmente, che non sono un carattere facile, però faccio fatica ad arrivare a uno cioè lo scontro, se poi ci devo arrivare ci arrivo, però è una cosa che mi stressa molto, cioè forse abbiamo avuto lo stesso tipo di educazione perché siamo praticamente, immagino, della stessa generazione. Io però appunto ho avuto dei genitori pugliesi e quindi tu forse puoi sapere che cosa significa di riflesso. E proprio per questo mi veniva in mente, ma la quarantena tra nord e sud, cioè, come si concilia? Cioè, c'è Come una si mentalità, concilia? ti sei resa conto che c'è anche una mentalità diversa di approccio Totalmente, culturale totalmente. e territoriale?
Allora, io ho questo vicino del piano di sopra, che è una persona, un uomo molto anziano con una moglie malata. Qualche settimana prima, diciamo, della chiusura totale, ero andata da lui per chiedergli, lui è un milanesone, proprio io vivo a Milano, lui è un milanesone, ero andata a chiedergli se aveva bisogno di qualcosa. E lui, tipo, lasciando la fessurina della porta, così, ha detto, a posto così, grazie, 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 grazie mille, vada, vada. Così proprio e io l'avevo raccontato a mio marito e lui aveva detto certo che siete proprio milanesi. Poi piano piano questo signore del piano di sopra evidentemente si è reso conto che la situazione era un po' oltre quello che lui poteva gestire e quindi piano piano ha accettato che noi gli portassimo la cena tutte le sere e tutte le volte. Lui mi dice poco, poco, i piatti li voglio piccoli, mi porti poca roba. E mio marito, da bravo barese, dice, ci siete milanesi, perché per lui riempire poco un piatto è un'eresia, cioè proprio uno schiaffo in faccia, no? E tutti questi siparietti che si svolgono tra me e il signore del piano di sopra vengono guardati da lui proprio come se noi fossimo degli alieni, dei bruti, proprio dei rozzi, che non hanno proprio quell'alfabeto basilare della solidarietà e dell'accoglienza, quando in realtà, come dire, c'è molta solidarietà nel fatto di portare ogni sera la cena a un vicino, ma proprio quella grammatica dei complimenti, della cerimonia, così, che è totalmente assente tra me e il signore del piano di sopra, manca tantissimo a mio marito che dice che noi che siamo freddi in pe... Com'è che dice freddi in pitto? Com'è che dite voi? Guarda, io non sono bravissimo ormai a parlarlo, Vabbè, insomma, perché freddi nel petto, sì, ecco. freedom pit sarebbe, però Ecco, bravo, bravo. mi vengono normalmente, cioè se ci penso mi viene più facile chiudere le O, rosa, cosa, Sì, capito, Nicola. caruta. Devi sapere che io sono arrivato a Roma che avevo 10 anni, racconto questo aneddoto, lo racconto poi, alle scuole medie. E ho fatto l'elementare in Puglia e tutte le O erano tutte completamente chiuse. E nel giro di 2 anni, dopo un martellamento, una specie di pulizia etnica del linguaggio dagli amici di classe romani, ho perso tutte le inflessioni, nel senso che erano talmente continua, come dire, la stigmatizzazione di arriva Nicola, arriva Nicola, 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 tutto, ho perso tutto. Eh sì, No, invece mio marito è completamente lui è il barese, è proprio impermeabile a qualsiasi cosa, tanto che gradisce se io parlo come lui ogni tanto io lo faccio per prenderlo in giro e per sentirmi più vicina a lui, quindi sono stata io a dover imparare un po' di barese. tutto sta nel momento ed è quando uno va via, capito? Esatto, quando hai le spalle abbastanza larghe per Una dire pelle io sono qui. larga, a quel punto non me lo Fieramente, chiudi fieramente le tue O. Assolutamente, assolutamente. Infatti anche Alessandro la Terza mi prende sempre in giro perché dice che io sono un po' un ibrido, cioè mi sono fatto ibridizzare, diciamo A così. Milano si dice il ciaonè, come si dice a Roma? Il ciaonè è diciamo, il meridionale venuto che si è integrato talmente bene che dice ciaonè come milanese. Sai un ciaonè, cioè uno che fa No. finta di essere milanese. Roma da questo punto di vista è interessante perché è una città, essendo una città, è una città molto accogliente, secondo me. Alla fine tutti siamo dentro questa specie perché romani veri non esistono praticamente Completamente, più, e certo. quindi è molto più difficile trovare, come dire, trovare il diverso, diciamo così, però lo si sente. È la voce che ti stigmatizza. Però vabbè. Senti, un'ultima cosa che ti volevo chiedere, anzi due. I ragazzi, la divisione degli spazi e dei tempi con i ragazzi, come la immaginate voi? Come avete fatto? Nel senso, non è che mi voglio fare i fatti tuoi, però una cosa importante e anche difficile della quarantena è dividere tempi e spazi, perché magari si possono dividere gli spazi, però quegli spazi non funzionano per quei tempi, eccetera.
vi siete riuniti, qualcuno ha deciso d'imperio, ci sono una serie di vincoli esterni che sono le elezioni, eccetera. Esatto. Allora, io devo dire che sono molto grata alla DAD, alla didattica a distanza, perché in qualche modo, così come normalmente la scuola è un po', segna un po' i confini del nostro tempo, nelle nostre giornate le lezioni online danno una regolarità che è fondamentale in questo momento per non perdersi alle giornate anche dei miei figli, nel senso che ovvio che i genitori hanno il dovere di mettere dei paletti e delle regole, però se quei paletti in un'atmosfera del genere che tende un po' allo sbraco vengono anche esogenamente posti appunto dalla scuola, infatti in questo senso in questa settimana di vacanze pasquali siamo un po' persi Un po' perché c'è come le l'anarchia. cerchie dell'Europa. Esatto. E quindi diciamo da domani, no, neanche domani, la scuola riapre giovedì. Da domani ritroveremo una nostra disciplina, un nostro ordine, perché la mattina loro quello fanno. Sono chiusi, uno in cucina, uno in una camera, insomma ci si organizza poi e si fa questo. Bisogna arginare moltissimo l'uso dei videogiochi, incoraggiare la lettura. Io in questo, come dire, proprio perché a me serve, cerco di dare quasi degli orari, cioè la mattina si va a scuola, poi magari dopo mangiato un po' si gioca, poi verso le 3 si fanno i compiti, poi non sono così teutonica e qui non sono così brava a farlo. Però secondo me mai come in questo momento per dei ragazzi, ancora di più forse per dei bambini, è rassicurante avere dei paletti che ti. Un problema, ecco, adesso faccio un coming out importante: l'igiene. Cioè, gli adolescenti già non si lavano di solito. Il motivo per lavarsi per un adolescente è incontrare l'amore fuori dalla porta. In questo momento non c'è un fuori dalla porta, e quindi la lotta più strenua che faccio è per fargli lavare, perché è una cosa veramente devastante. Mi vergogno, ma vi giuro che io mi lavo tutti i giorni, ma loro no. Quello Ecco, devono fare loro. diciamo che Potremmo chiudere così, ecco, abbiamo chiuso in bellezza. sull'igiene personale. Allora, prima di salutarti, volevo allora ricordare a tutte le persone che ci hanno ascoltato che il libro di cui abbiamo parlato è appunto il fumetto di Emma, Bastava chiedere. Che domani avremo ospite Francesca Crescentini di Tegamini, che ci parlerà appunto di come si fa promozione di libri su Instagram, eccetera. Ma a Claudia volevo chiedere un'ultima cosa prima di salutarla. Qual è il libro che stai leggendo adesso? E se c'è un libro che tu volessi, come dire, consigliare, ma non è obbligatorio, eh? No, no, sono felice di questa domanda perché sto leggendo un libro che mi sta piacendo da impazzire, che si chiama Lonesome Dove, cioè La colomba solitaria. È un libro di un autore americano che si chiama McMurtry, che è lo sceneggiatore di I segreti di Brokeback Mountain, ed è una storiona di 1000 pagine. Western, mai avrei detto che mi sarei fatta prendere da una storiona western. È la storia di questo gruppo di cowboy che con una mandria si sposta da sud verso il Montana. Ed è un libro meraviglioso, con un respiro grande. Ci sono delle storie personali che si innestano in questo cammino verso nord. Ed è anche, secondo me, al di là proprio che è un libro che ti inghiotte, quindi è perfetto. Ed è anche una bellissima chiave di lettura degli americani, cioè del perché gli americani sono così, cioè partendo dai cowboy, da questo senso della mobilità, da questo amore per la natura, l'attaccamento alla terra. Così. E si capisce come sono gli americani oggi anche leggendo libri così. Quindi è Lonesome Dove, lo sto leggendo, ahimè, in inglese, quindi non so che c'è in italiano, non so qual è la casa editrice, ma non facciamo pubblicità a case editrici altre, quindi ve la cercate voi. Troveremo. Bellissimo. Grazie Bene, grazie Claudia, ti ringrazio a ancora. voi, grazie Nicola. Abbracciare Serata e speriamo di poterci vedere e anche abbracciare e sbaciucchiare presto. presto. Grande Claudia, Ciao, ciao, ciao. ciao, ciao.